È tutto pronto, fischio dell'arbitro, Caciotta Boys e Manchester City apre la terza giornata di Champions League, si sfidano per ambire a una posizione in classifica, agevolerà i playoff, le due squadre, rimaneggiato il Manchester City mentre è al completo il Caciotta Boys. Pallone filtrante Barontini la tiene con la pianta, intanto il colpo di testa ancora a sua direzione, finta tiro forte, il gol di Barontini immediato. Vitale al primo tiro in porta, Didier Barontini al secondo minuto, manda in vantaggio i Citizens. Pallone nel mezzo, il gol di testa, gran palla di Pavoni sul rilancio forte di Adalberto. Mette a segno Matteo Ventrelli, facile in porta, trafigge Marin, è 1-1 del Caciotta Boys. Peroni intanto prova a tenere in campo il pallone, niente da fare, ci sarà ancora Angeloni che prova a battere. Affida Barontini che di rabona cerca il compagno. Filtrante ancora Barontini in mezzo a due, c'è Pavoni di fronte, il tacco, il tiro di Angeloni, parata di Adalberto Pavoni che la rilancia forte subito giù a favore di Giulio Pavoni, la trattiene, il passaggio bene per Ventrelli, azione molto simile a quella del pareggio, gran giocata di Pavoni che la passa a Ventrelli, chiude 2-1 Caciotta Boys. Pallone, attenzione per Ventrelli, prova il tiro, chiusura ottima di Marin. Intanto la allarga bene per Barontini che punta, prova ad andarsene, ottimo, se ne va, la finta, Pavoni gliela toglie, il tacco non c'è, non trova compagni, buona uscita di Adalberto Pavoni che adesso rilancia sempre molto lunga per pallone filtrante ancora bene per Pavoni che la palla in mezzo, chiude tutto Marin, mette il calcio d'angolo. Attenzione, il pallone avanti per Barontini, il tiro, la parata di Adalberto Pavoni. Intanto per andarsene Sorrentino, riescono in qualche modo a fermarla, Didier Barontini la tiene in campo, prova il tiro di punta. Pallone avanti, attenzione, uno contro uno tra Ventrelli, il pallone per Peroni che è a tu per tu con Marin, che lo ipnotizza e mette il calcio d'angolo. Pallone per Peroni, Sorrentino la dà bene a Ventrelli che la dà di nuovo a Sorrentino, il gol del Caciotta Boys, un'altra azione corale meritata, triplo vantaggio con due lunghezze il Manchester City, nulla a distanza, 3-1. Scucchiaia per Barontini, niente da fare, Sorrentino la recupera, Pavoni intanto prova il tiro di punta. Marin agli straordinari, cerca il contatto, fa buona guardia Giulio Pavoni che la recupera, infatti il pallone però la perde con Angeloni che può salire bene per il pallone in mezzo, ancora Barontini, non basta il suo tiro all'angolo, quasi impossibile riuscire a prendere lo specchio della porta. Bene, attenzione, il pallone recuperato da Perroni, il City tiene ancora il possesso, la riceve Barontini che prova la giocata su Perroni, intanto Albanese prova il tiro al lato, poco fuori, incursione pericolosa, c'è intanto Albanese che la dà filtrante in cerca di uomini in maglia gialla, lascia scorrere fuori, siamo al 19° minuto, ci saranno 5 minuti, 6 più recupero, Epifanio dietro per Calogiuri che imposta, filtrante bene per Barontini che finta il tiro, intanto il passaggio, anzi la parata di Pavoni che rimane a terra sull'avversario. Tanto gliela toglie ad Alberto Pavoni, a Giulio la trattiene. Tanto Peroni, c'è Epifanio che deve darla in mezzo. Attenzione, errore, c'è il tiro del gol del numero 14, Peroni, anche il time out per riordinare le idee. Ed è 4-1 il risultato a fuori Caciotta Boys. Chiagliata, niente da fare, allarga, allontana. Pavoni intanto prova una giocata su ferro, fantastica di Barontini. Prova il tiro, viene murato altrettanto bene da Peroni. Primo tempo che si conclude 4-1 risultato a favore del Caciotta Boys. Sta sfruttando a dovere le assenze del Manchester City, che nonostante un grande Barontini, sempre in forma Marin, deve comunque ritrovare il gioco affidandosi a elementi che poco si sono visti.
questa settimana, questo torneo, intanto si riprenderà il gioco. Pallone per Ventrelli davanti a sé. Bene, attenzione, Ventrelli in mezzo del gol, restituisce il favore a Pavoni. Grande giocata di Ventrelli che temporeggia, cerca il compagno e mette il 5-1. Tutte azioni corali del Caciotta Boys, che mette a segno il quinto gol. Po' alta davanti Marin, che trova Barontini con un gran tocco, deve girarsi, il pallone resta lì. Ancora Barontini che prova a uscire, allontana bene, fatto ancora sfida Sorrentino, il tiro bello di Carlo Giuri, ancora più bella risposta di Adalberto Pavoni. Bene, giudice che ne salta uno, salta un secondo, la palla dall'altra parte, il tiro del gol del Manchester City, prova a reagire il Citizens con il pubblico. Secondo gol, 5-2, si riaprono le speranze per il Manchester City. Si riparte quindi dal secondo gol dei Citizens su Sorrentini, salta giudice, pallone a lato, Ventrelli, finta, cioè Giacomo Pavoni prova il tiro, la piattone non trova la porta. Pallone dietro ancora bene per Pavoni, Ventrelli si combatte a centrocampo, il pallone arriva a Barontini che deve con una finta provare ad andarsene, lo chiude il tiro forte, il gol del 5-3, riapre le speranze Angelone, stato spinto dal pubblico, il City al 33esimo riapre ufficialmente la gara a due lunghezze dal Caciotta. E gliela toglie, resta lì Angeloni, prova la giocata, c'è giudice che ancora punta Pavoni da quella parte, difficile tra l'altro perderla, di salire, intanto bene Ventrelli contro sforza, prova la gran giocata usando il corpo, il tiro, la parata, il gol di Pavoni che allontana le speranze del City di un recupero. 34esimo minuto, ancora Pavoni sull'asse, Ventrelli 6-3. Dietro per Sorrentino, il pallone nel mezzo non compreso da Pavoni, intanto Barontini ne salta uno, prova anche a saltare un secondo, il tacco però capito da Pavoni che sembra insuperabile da quel lato, se ne va bene, saggiamente in cerca però di Giacomo Pavoni, poi torna a lui il pallone, il gol di Pavoni che sembra remita oggi, qualsiasi cosa tocca entra o la toglie l'avversario. 7-3 per il Caciotta Boys ed è il settimo gol dei Caciotta Boys ad opera di Pavoni, rimida, tutto quello che tocca diventa oro oggi, ancora superabile dietro, sforza, errore, attenzione, c'è Pavoni che la gira, Proietti che controlla Peroni, filtrante a favore di Angeloni, gliela prende Giulio, Pavoni dietro per il fratello Giacomo, allarga bene per Ferro che ha spazio, può provare anche la conclusione, il pallone attenzione per Peroni che prova contro Marin che sulle uscite basse è formidabile, si ricomincerà con l'8-3 segnato da Giacomo Pavoni, lob a segno, intanto si fa male Ventrelli su contatto, una storta forse con Sforza. Bene, la palla per giudice che prova a salire, Carlo Giuri, gran giocata sulla destra, prova il tiro violento sul primo palo, intanto il pallone filtrante, prova il tiro, è alto di poco di giudice. 46esimo minuto, c'è la giocata provata da Carlo Giuri, Ventrelli davanti al portiere, sterza, c'è Proietti che lotta per togliere la doppia finta, il pallone per gran giocata di Marin che gliela toglie, pallone per Ventrelli, non c'è fallo secondo l'arbitro, giudice ne salta uno, arriva di fronte al portiere, la dà in mezzo, Pavoni mette in fallo laterale, arriva il pallone per Barontini che prova la giocata in mezzo a due, arriva di fronte al portiere e mette a segno
il gol dell'8-4, 4 gol a 2 minuti dalla fine, sembra un po' tanti, ma ci spera comunque il CD. Giudice. Fatto giudice, sale sulla sinistra il tiro ed è un gran gol, 8-5. Gran gol di giudice al 49esimo minuto. Pallone in mezzo, attenzione, il tiro, la grandissima parata di Adalberto Pavoni, la palla ancora in gioco, ma Angeloni la fida, sforza che tira. Albanese prende tempo, secondi utili, preziosissimi per il Casciotta Boys, che non ha fretta né di far fallo, più di subirlo più che altro. Intanto la palla è buona, il tacco per Angeloni, la uscita di Adalberto Pavoni, un altro miracolo. Sale la fida dall'altra parte per Albanese, che trattiene il pallone, prende tempo su Proietti, ancora Pavone, gira a favore di Giacomo Pavone che ha spazio, allarga bene ancora per Albanese che prova il tiro verso l'incrocio e fuori. 52esimo minuto di gioco, Sforza prova uno degli ultimi attacchi, bene al Peroni che la recupera, Albanese si porta a spasso il pallone insieme ad altri due uomini, Pavoni dietro, ancora si va dal portiere, secondi preziosissimi per il Casciotta che vede la fine, infatti arriva il triplice fischio, vittoria del Casciotta che ha sfruttato a dovere le assenze del City, il City ha reagito, ha tentato ma niente da fare, strette di mano tra i giocatori. Partita correttissima tra entrambe le squadre, 3 punti e il Casciotta Boys che riapre tutto qui a Champions League. Chiudiamo la gara dal Gladiator Cup, Live Bomber, è tutto.